Ciao amiche e amici, coso qui il pacco di Lucchiero o Locchiero, come volete. Oh, che cos'è? Allora, se no già non lo sapete, è il negozio di shop online più grande in Europa per donna. Come si fa? Si va sul loro sito, si compila un questionario semplicissimo dove dite un po' com'è la vostra struttura fisica, il vostro stile, la fascia di prezzo che preferite, insomma, tutte le cosine che vi chiedono. Ripeto, molto semplici. Ti affideranno ad una personal shopper che sceglierà per te, appositamente per te, rispettando quello che tu hai chiesto, compreso la fascia di prezzo, 5 capi. Quando ti arrivano, se decidi di tenerli tutti e 5, hai anche uno sconto del 25%. Se quello invece che non ti piace, lo puoi restituire del tutto gratuitamente. Cosa chiedere di più? A me mi hanno omaggiato di questo pacco e ringrazio infinitamente il team di Lucchiero, ma adesso vorrei anche ad aprirlo, no? Che ne dite? E adesso è il momento, almeno da me, attesissimo. E apriamo. A parte che la scatola è bella, perché va bene. Perché è bella. Cosa troviamo? La letteruccia che andrebbe aperta con calma, ma io non so resistere. E cosa trovate nella busta che ha questo meraviglioso colore rosa cipria? Non è così dimenticato. Furbona Paola. Per Paola, e qui ci sono tutti gli abbinamenti dei capi. Comodo, no? Visivo, semplice. E vai. Poi, super bellissime ragazze, ma non scoraggiatevi. E qui vi spiega anche un progetto importante. E poi c'è, voilà, sono Giulio, il tuo nuovo personal shopper. E voilà, qui Giulio vi spiega passo passo quali sono i capi che ti hanno appioppato. Beh, c'è il prezzo, c'è la marca, oh, insomma c'è tutto. Oh, sentite, vorrei aprire. Allora, cerchiamo di non far troppo, ecco, dai Paola, coraggio che ce la potresti anche fare. Intanto vedo roba morbidosa, un cardigan, già mi piace, grigio, colore che adoro. Poi cos'è che c'è? No, vabbè, pantaloni morbidosi, belli, già impazzisco. Ma lo so, ma lo so, ma loro sono bravi. Quello che chiedete loro fa. Scusate, adesso mi sto un po'. Mamma mia, mamma mia. Troppo bello. Guardate che bello. Un gilet imbottito di un colore che mi piace da matti. E qui vediamo bene, tutti. Lancio. No, non lancio niente perché c'è un altro capo. Mamma mia, ho un assistente che non mi assiste. Guardate un po' questo cappettino qui di un blu meraviglioso e gran finale. No, ragazzi, ma mi conoscete troppo bene. Scialle color lana. No, meraviglioso. Viene voglia di caminetto. Primo look. Pantaloni neri morbidini. Morbidini e caldi con le tasche e la culisse. Questo vuol dire che si adatta al vostro punto vita, che per me, io per esempio, sono piuttosto stretto. E quando un capo ha le tasche, acquista secondo me in qualità. Lo abbino con questo cardigan in lana morbidissima che è celeste freddo nell'emozione. Mi era sembrato grigio. E come lo abbini? Con una sciarpa di lana, color lana. Che grida calduccio! Secondo look. Gilet trapuntato nero con tanto di cappuccio, zip e tasche. Tutti i capi hanno le tasche, una meraviglia. Si può abbinare ovviamente il gilet con qualsiasi giacca, giaccone, cappotto, pelliccia, come volete. Vi dà quel quid di calduccio in più. Io lo abbino con questo giaccone
che è in un'ecopelle di una morbidezza che non so descrivervi, sembra quasi uno scamosciato, ed è in un blu un po' polveroso, meraviglioso, ovviamente c'ha le tasche, cosa ve lo dico a fare. Come lo abbiniamo? Guardatela qui, perfetta, evoca inverno, castagne arrostite e il caminetto, anche se non ce l'avete, io per esempio non ce l'ho. Allora, questo look mi piace moltissimo perché lo trovo molto molto versatile e non ho particolari osservazioni da fare. Così secondo me funziona benissimo, pantaloni morbidosi, il nostro bellissimo gilet, questo che senza gilet sotto si può usare secondo me fino in primavera inoltrata tranquillamente perché è foderato ma è anche relativamente leggero. Mi piace molto che tutti i capi abbiano le tasche e poi chi mi conosce lo sa che io sono una adoratrice delle sciarpe e questa può essere usata come scialle, se la arricciate di più diventa una sciarpa, insomma può essere usata come stola in tantissimi modi diversi. E mi piace tanto lo stacco, la luminosità che dà se accostata al viso rispetto ai look che sono scuri e perfetti per una winter bright come me. Considerazioni finali anche su questo altro abbinamento. Sui pantaloni vi ho già detto allo sfinimento che sono morbidi, caldi, ma si capisce che non sono neanche troppo pesanti, quindi da città sono magnifici, ma ci potete anche andare in montagna, entrate e uscite dal vostro chalet, se avete uno chalet. Bene, la morbidezza di questo capo, di questo cardigan, mi piacerebbe farla sentire. Ho pensato che lo potrei anche stringere in vita, questo abbinamento, con una cintura in copelle o in pelle nera, ne ho, e quindi mi divertirò a scombinare e ricombinare i vari look. Devo fare i complimenti al mio personal shopper, grazie tesoro, sei stato bravissimo. E quello che mi ha molto colpito, devo dirti, è la scelta dei colori, perché per l'inverno anche io avrei scelto questi colori, un po' polverosi ma belli, freddi, che sono più che dirti che sono quelli che avrei scelto io, quindi bravi a tutto il team e grazie ancora a L'Occhiero.